di San Gerardo, vogliamo non soltanto pregare per noi stessi, ma per tutte quelle persone che si sono affidate alle nostre preghiere, alle famiglie, per le famiglie, per i sofferenti nel corpo e nello spirito. O San Gerardo, con le tue grazie e la tua intercessione, hai guidato a Dio tanti cuori e sei diventato sostenitore degli afflitti, sostegno dei poveri, aiuto dei malati. Tu che conosci il mio dolore, muovi la pietà della mia sofferenza. Tu che nel pianto consoli i tuoi devoti, ascolta la mia tenere preghiera. Leggi nel mio cuore, vedi quanto soffro. Leggi nella mia anima e sanami, confortami, consolami. Gerardo, vieni presto il mio aiuto. Gerardo, fa che io sia tra quelli che con te lodano e ringraziano Dio. Che ti costa accogliere la mia preghiera? Non cesserò di invocarti fino a quando non mi avrai pienamente esaudito. È vero che non merito le tue grazie, ma ascoltami per l'amore che porti a Gesù, per l'amore che porti a Maria. Amami. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, per sempre, in secoli dei secoli. San Gerardo, prega per noi. Per intercessione di San Gerardo, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Prima di concludere questo momento così bello di preghiera, permettetemi di ringraziare di nuovo Sua Eccellenza per la Sua bella parola, per aver delineato in maniera molto puntuale anche la figura stessa del santo, cioè di San Gerardo. Volevo ringraziare anche i sacerdoti qui presenti che vi hanno accompagnato e ringraziare voi, perché la devozione a San Gerardo si diffonde grazie alla capacità che voi avete di contagiare gli altri nell'amore verso questo santo. Però voglio condividere con voi solo un minuto, vi rubo, una iniziativa del santuario che si chiama Accendi la Carità. San Gerardo, prima di essere il patrono delle mamme, dei bambini e così via, era il padre dei poveri. Proprio qui a Mater Domini aveva lui l'ufficio di pensare e di sfamare i più poveri. Noi stiamo continuando quest'opera di carità attraverso l'iniziativa Accendi la Carità. In parole semplici, non potete tornare a casa senza aver preso almeno una candela di pochi euro da accendere domenica sera alle ore 18, quando qui in piazza celebriamo la morte di San Gerardo, il transito. Cosa facciamo con il ricavato? Molto semplice, lo diamo ai più poveri, in modo particolare in Madagascar, dove come santuario sosteniamo delle scuole, dove ai bambini più poveri diamo istruzione, un pasto al giorno, assistenza medica. È proprio grazie alla vostra generosità che in questi anni abbiamo potuto costruire anche dei pozzi e dare loro acqua potabile. Ma vedo tante donne, tante mamme, ebbene, abbiamo due progetti molto belli in favore delle donne. Primo, quello in favore delle donne in attesa. Cerchiamo di aiutarle a nutrirle bene perché possono mettere al mondo bambini sani. Però donne, non sempre sono ragazzine, che dove la maternità indica anche
di infrangere di quelli che sono i loro sogni, i loro desideri di andare a scuola, continuare. È giusto dire no, devi accettare, è giusto, è bello farli accogliere la maternità come un momento gioioso, ma poi bisogna anche sostenerle perché il loro sogno continui ad esistere ancora. Quindi noi li accompagniamo e li aiutiamo ad arrivare al diploma o addirittura ancora più avanti. E poi in Italia abbiamo un centro di accoglienza dove diamo 200 pasti al giorno per i più poveri. Dove prendere le candele? Sotto l'albergo, visto già che qualcuno già l'ha presa, ecco, però se possiamo fare questo sforzo, ecco, aiutiamo quelli che hanno abbandonato i più poveri. Quindi grazie per questa presenza e adesso, come è tradizione nostra, il vescovo l'ha anticipato, come tradizione nostra, terminare con un canto mariano, perché ci troviamo in un santuario anche mariano della maternità.